Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Oggi preferiti del mese di ottobre. Prima di iniziare un'informazione di servizio molto importante. Mi hanno anche rimproverato perché sono stata poco tempestiva, ma ve le faccio vedere adesso. Sono riuscita finalmente a fare stampare le famose magliette che vi ho promesso un'eternità fa, ovvero Find Logic, la mia preferita, i Cavalieri della Zodiaco, che ho praticamente creato io, cioè questo è un mio disegno, una mia creazione, la mia bambina, stellazione, pianetini, insomma tutte le mie cose preferite, la massima che credo troverete incisa sulla mia lapide, troppo povera per essere coerente. Sì, scusate, ma ce n'è un altro, ovvero una maglietta in comune con Matteo, il Team Rocket che distrugge i bad books. Vi lascio qui sotto i link per acquistarle e colgo ovviamente l'occasione per ringraziare JShirt Online che mi ha permesso appunto di fare questa piccola collaborazione. Ma adesso possiamo tornare ai preferiti del mese. Iniziamo come sempre con la musica. La canzone preferita del mese è senz'altro Lions di Skip Marley, che è la colonna sonora di uno spot imbarazzante con una delle Kardashian, una delle cose più brutte che io abbia mai visto nella pubblicità. Però la canzone merita tantissimo, ve la faccio sentire. Dopodiché, per quanto riguarda la musica, ho ascoltato tantissimo Fenomeno, il nuovo album di Fabri Fibra. Fabri, io l'ho ascoltato tantissimo tempo, da quando avevo tipo 14 anni, tipo un mio mito. Quest'estate sono riuscita anche a beccarlo nel backstage di un concerto. E appunto, questo mese sono anche andata a vederlo all'Alcatraz di Milano, concerto pazzesco. Bello tamarro, come piace a me. No, in realtà non è vero, perché Fabri Fibra è il rapper meno tamarro che c'è in Italia. Comunque, le mie preferite dell'album sono Lascia Stare, Cronico e ovviamente Stavo Pensando a Te. Passando alla serie televisiva preferita del mese, senz'altro Due Chicche di Netflix. Finalmente Netflix ci ha regalato due gioie. La prima, Mindhunter, ve le nomino in ordine di uscita, non ho una preferita tra le due. Mindhunter è il genere di serie che piace a me. Innanzitutto true crime, quindi serial killer, la storia del termine, come è nato all'interno di una squadra dell'FBI che per la prima volta ha cercato di entrare nella mente di questi assassini seriali. È ovviamente anche la storia di come nasce, di come si evolve la criminologia, ma è soprattutto una storia sull'empatia, cioè su cosa significa entrare nella mente di qualcun altro, mettersi nella mente di qualcun altro e perché è importante riuscire a comprendere il dolore degli altri e anche le cattive azioni degli altri per cercare in qualche modo di prevenirle, di contrastare il male per quanto ovviamente è possibile. La serie ovviamente è di una fattura eccezionale, dietro c'è lo zampino di David Fincher, uno dei migliori registi in circolazione, e il cast è mega. Abbiamo Anna Torv direttamente da Fringe, divina, Jonathan Groff, che abbiamo già visto in tanti prodotti. Sono molto contenta e fiera di questo attore, perché di solito gli attori omosessuali, è brutto da dire, ma in realtà vengono abbastanza ghettizzati tra virgolette, vengono infatti spesso ingaggiati per ruoli esclusivamente omosessuali, il che è secondo me molto molto riduttivo. Colonna sonora meravigliosa, so che lo dico spesso, ma in realtà in Mindhunter è particolarmente vero, così come nella seconda serie televisiva preferita del mese, ovvero Stranger Things, finalmente la stagione 2. Che dire, non farò troppi spoiler perché è uscita due giorni fa, quindi non mi va di rovinare la sorpresa a chi non l'ha maratonata come ho fatto io. Dirò semplicemente che sono molto contenta e soddisfatta del fatto che non sia andata in malora, visto che spesso succede con i prodotti che diventano estremamente popolari nel giro di un brevissimo tempo, soprattutto quando sono così sovraesposti. Io ero molto preoccupata perché il cast era ovunque e sono tuttora preoccupata perché il cast è composto principalmente da ragazzini e il fatto che persone di 11 anni si mettano a fare servizi fotografici, non lo so, come se fossero dei divi di Hollywood di 30 anni, un po' secondo me preoccupante. D'altra parte però, nonostante appunto tutta questa sovraesposizione mediatica, il prodotto è rimasto autentico al 100%. Mi è piaciuto molto il modo in cui hanno fatto evolvere i protagonisti, nessuno di loro è più uno stereotipo, c'è una crescita incredibile di tutto il cast. Ho
ho adorato ogni secondo di Paura, che vabbè, come al solito non è tanta, nel senso che Stranger Things sì, ti fa venire un po' di angoscia, ma del tutto sopportabile assolutamente. E come ho già anticipato prima, ho adorato la colonna sonora, che forse in questa stagione è anche un filino più bella. Mi trovavo anche a riflettere sul fatto che probabilmente il fascino di Stranger Things deriva in gran parte dal fatto che la tecnologia non fosse quella di oggi, e mi rendo conto che oggi fare un prodotto, cioè ambientare Stranger Things ai giorni nostri, sarebbe quasi impossibile, visto che praticamente il nostro tempo si contraddistingue proprio dalla mancanza di mistero, anzi da una sorta di impossibilità di tenere le cose segrete. Infatti si parla molto di privacy, e niente, non so, era una riflessione che mi era venuta in mente, magari la approfondiamo qui sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Libro preferito del mese, senza ombra di dubbio, anche se ho letto veramente tanto questo mese, però senza dubbio, 4-3-2-1 di Paul Auster, questa belva qui. 4 romanzi in uno, un unico romanzo, 4 versioni dello stesso protagonista. Non so come volete leggerlo, potete leggerlo, fatto sta che questo qui è un capolavoro, miglior libro del 2017, Paul Auster, una maestria incredibile. Non mi soffermerò più di tanto perché ho già scritto una recensione che trovate qui sotto per il libraio, e soprattutto vi ho fatto una testa così su Instagram con Amore Squallore, mi trovate lì, pubblico giornalmente mille cose. Prossima categoria, beauty. Come al solito non ho molto da farvi vedere, però un prodotto mitico è questo. Ha un nome lunghissimo e assurdo, ciglia finte superstar fiber, metà francese, metà inglese, io veramente non capisco la denominazione dei prodotti beauty, ed è praticamente diviso in due flaconcini dove c'è scritto appunto 1 e 2, dovete metterli rispettivamente per primo e per secondo. Ovviamente è un mascara, nel caso non si fosse capito, e fa delle ciglia sensazionali, per usare un altro nome di un altro mascara. E non lo so, l'ho scoperto praticamente per caso, in realtà io volevo comprare un altro mascara, sempre della L'Oreal, cioè quello con la base bianca. Però per sbaglio ho comprato questo, cioè francamente sono così scema che mi sembrava che qualsiasi mascara diviso in due fosse per forza uno la base bianca e l'altro il mascara nero, e invece non è così. Pazienza, mi è andata comunque bene perché questo mascara veramente è mitico. Non ho idea di quanto costi sinceramente, perché l'ho comprato insieme ad altre cose per la casa, per cui non ci ho fatto veramente caso. Per quanto riguarda i vestiti, diciamo che all'inizio di settembre ho comprato un vestito che praticamente ho utilizzato, non vorrei dire ogni giorno, però quasi, per ogni occasione senz'altro. È un vestito semplicissimo, con questa fantasia a quadretti da collegiale, abbastanza corto, ma la particolarità, a parte ovviamente la fantasia a quadretti che è il must dell'autunno e dell'inverno, sono le maniche a campana, che io adoro, tant'è vero che forse sarei dovuta nascere negli anni 70, pantaloni a zampa e maniche a campana. Adoro. Per quanto riguarda l'oggetto del mese, è quella griglia che voi vedete sfocata sullo sfondo, ma che adesso vi faccio vedere meglio. Si tratta di una griglia che ho preso da Maison du Monde online, dove in origine dovevano andarci le Polaroid, soltanto che purtroppo le Polaroid, non so come mai, ma quando è venuta mia mamma se l'è presa lei, ha deciso di rubarmi le Polaroid che io avevo fatto stampare su Lala Lab e se le portate giù in Sicilia, perché lei era salita, mi era venuta a trovare per il trasloco. E nulla, io adesso aspetto che lei me le rispedisca per attaccarle qui, perché vedete, queste sono troppo di grande formato per questa griglietta. Secondo me questa griglietta va benissimo per le foto quadrate tipo questa. Spero che mi faccia un bel pacco al più presto con Polaroid e rame di Napoli, possibilmente, visto che si avvicina la festività dei morti. Altra cosina preferita, la mia bacheca ispirazionale, che ci ho messo pochissimo a fare perché avevo già stampato un mucchio di frasi motivazionali da Pinterest, più che altro immagini in realtà, e poi ho fatto un bel puzzle e l'ho messa qui, la mia bacchechina di sughero. Ma un altro oggetto random super carino che ho preso all'Esse Lunga, perché l'Esse Lunga è il mondo dei balocchi, è questa funky pop di Hermione, eccola qua, sono riuscita a farla mettere a fuoco. Ovviamente è un oggetto inutile, infatti questa categoria si chiama proprio oggetto inutile, però la cosa divertente è che puoi farla diventare Samara di The Ring.
Ok, il mio umorismo fa schifo. Categoria random, in cui di solito vi consiglio qualcosa che si trova nel magico mondo di internet, è una rivista online che si chiama The Submarine e pubblica sempre pezzi molto molto interessanti. Letteralmente il sottomarino, tradotto però in inglese il submarine, la trovate così. Ve la linko comunque giù, nel caso siate troppo pigri per usare Google, e vi giuro che vi capisco, io sono come voi. Bene ragazzi, dopo avervi fatto una marchetta delle mie magliette, e dovete comprarvele, va bene, dopo che le ho fatte, ho fatto una testa tanta con i poveracci di J-Shirt, infatti mi dispiace ragazzi, vi ho mandato 400.000 email e poi non le ho pubblicizzate a dovere quando sono uscite. Comunque, voglio dire, avete bisogno nella vostra vita di una maglietta con scritto Find Logic, tutti ne hanno bisogno, quindi accattatevi il... Dicevo, dopo la marchetta alle magliette, dopo aver fatto tutti i preferiti del mese, anche in maniera piuttosto rapida, devo dire che sono molto orgogliosa di me, posso darvi finalmente le solite raccomandazioni, ovvero grazie mille per iscritti e commenti, andate in descrizione per supportare il canale con un caffè tramite PayPal se vi va, attraverso la mia pagina Ko-fi, trovate anche i link di affiliazione nel caso vogliate comprare qualcosa che vi ho consigliato io, e seguirmi sugli altri social. Infine, come sempre, un bacione a voi e alle vostre mamme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!